5, 4, 3, 2, 1. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati su Twitch, proprio qui. Siamo partiti da Twitch questa sera per il grande ritorno del Libro Game, proprio così. È un grandissimo Libro Game, lo inizieremo stasera. Si chiama Il Regno Lacerato, edizioni delle terre leggendarie che ci ha consigliato il nostro grandissimo amico youtuber e adesso anche lui sul canale Twitch, CascioR88. Ecco qua, il ritorno di CascioR88 qui anche sul nostro canale Twitch di Nico PG8 alias The Batman sul canale YouTube. E cominciamo subito Il Regno Lacerato dalla prefazione, ovviamente. Parti per un viaggio di fantastiche avventure attraverso terre leggendarie capaci di stupire la tua immaginazione. La rivolta serpeggia nei territori di Sokara, un regno ormai lacerato dalla guerra. In questo scenario puoi decidere di unire le tue forze a quelle del re per restaurare la monarchia, oppure puoi combattere per profitto al soldo del generale Marlock. Usa le tue abilità di combattimento o magia, oppure corruzione interna per i quartieri malfamati. Scendi nelle tavole degli Yellowport per eliminare lo spregevole Re Scab, sovrano degli uomini ratto. Recupera nell'abisso sottomarino dei rivoltanti la rete dorata degli dei e usa le ricompense ottenute coi tuoi successi per viaggiare oltre i confini del mondo conosciuto. Questo è Il Regno Lacerato. Yeah! Siamo subito, ovviamente noi faremo da master, come sempre, il nostro giocatore CascioR88 farà la tabella delle abilità, perciò partiamo subito. Allora, le abilità ovviamente sono 6, che sono il carisma, il combattimento, la magia, la santità, l'esplorazione e la ladroneria. Allora, ci sono 6 abilità. Il tuo punteggio iniziale in ogni abilità va dal livello 1, che è l'abilità più bassa, al livello 6, che è il più alto livello di abilità. Sto leggendo dal libro, tanto tutte e 2. Sì, No, anch'io so dove sto leggendo anch'io quello che stai. Le abilità cambieranno chiaramente durante l'avventura, ma non possono mai essere inferiori a 1 o maggiori di 12. Andiamo avanti. Ci sono i mestieri da scegliere. Non tutti i personaggi sono abili in tutto. Ognuno ha dei punti di forza e delle debolezze. Chiaramente, a seconda del personaggio che sceglieremo, il carisma, la magia, la santità, il combattimento cambieranno. La tua scelta sul mestiere determina il tuo punteggio iniziale nelle 6 abilità. Questi sono i mestieri elencati nel Regno Lacerato. Cioè il monaco, il mago, il fuorilegge, il cantastorie, il guerriero e il viandante. Sta a te, CascioR, scegliere il tuo personaggio. Ovviamente vedi te se vuoi più magari un personaggio più o meno offensivo, non so, se vuoi guerriero oppure il fuorilegge tipo ladro, oppure vuoi il mago tipo okay. Non so se devo poi segnarlo nella tabella. Sì, chiaramente, certo, dopo c'è scritto tanto sotto. A seconda di cosa scegli devi scegliere. Ah, ok, sì, scusa, non ho visto. Compila la scheda dell'avventura in fondo al libro con il mestiere che hai scelto e i punteggi delle abilità stabiliti per quel mestiere, quindi c'è titoli onorificenze, manifesto del carico. Facciamo vedere la tabella. Per esempio, vedi, il fuorilegge c'ha combattimento 4, il viandante già c'ha combattimento 5, per esempio, il guerriero combattimento 6. Chiaramente se sì, no, era allora il monaco mi intriga. Mago no, fuorilegge no, perché non so. Combattimento 4, combattimento 2, fantastore no, guerriero, viandante, io faccio viandante, che era uno che viandante sì, tipo un viaggiatore, una roba del genere. Carisma 2, combattimento però il viandante, monaco, tanta storia, guerriero. Dimmi te quali personaggi vuoi scegliere. Scegliti, guarda un po' le caratteristiche che ti intrigano. Il viandante è forte, dai, faccio. No, il viandante però io non sono un viaggiatore, faccio. Il viandante.
No, faccio il guerriero normale, dai, voglio fare il guerriero. Aspetta, me lo segno anch'io nella tabella, scelgo se scegli guerriero, quindi scegli guerriero, quindi il guerriero c'ha carisma e devi segnare su carisma. Allora, vediamo. Ok, sì, nel tondo quello grosso o quello piccolo però? Carisma 3, combattimento 6. Ma dove va nel rotondo quello grosso? Quale? Visto che ci sono due rotondo dove c'è carisma, no? C'è un tondo grosso e uno piccolino. Grande, quello sotto il modificatore, penso. Ah, ok, è giusto, È sei te il quello. master. Sì, è Quindi quello. faccio Quindi carisma 3, carisma, metto 2. magia 2, poi c'hai santità, c'hai 4, Combattimento 5, 3 e ladroneria. magia 2. Praticamente c'hai 3, 6, 3. 2, 2, 2. Hai scelto il guerriero. Esplorazione 6 e Segnati la vita. ladroneria 4. E poi andiamo avanti. Ho sbagliato, ma che cazzo ho detto? Guerriero, guerriero. Carisma 3, Ho combattimento 6. sbagliato io, aspetta un attimo. Carisma 3, combattimento 6, magia 2, santità 4, Sì, esplorazione. stavo segnando quelli di sotto che sono un po' scomodi. Guerriero, scelto guerriero. Sì, no, il guerriero, ho sbagliato, ho scritto quelli di... Game, il regno lacerato, edito da Carisma 3. un libro game che ci ha consigliato il nostro amico youtuber Cascio. 2 Stiamo 432 facendo ovviamente la tabella del suo personaggio.4. Ok, fatto. Allora andiamo avanti. La stamina, che sarebbe la forza vitale, ovviamente perdi stamina quando vieni ferito. Aggiorna il tuo punteggio di stamina nel corso dei tuoi viaggi e delle tue avventure, chiaramente stando attento che non scenda a zero, perché in quel caso sei morto. Tutti i punti stamina persi però possono essere riguadagnati in vari modi, ma la tua stamina non può andare al di sopra del punteggio iniziale finché non aumenti di livello. Ovviamente la tua stamina inizia con 9 punti, quindi hai 9 punti vita. Stamina Quindi attuale. 9. Ovviamente praticamente più di 9 punti vita non puoi avere, però se li perdi li puoi riguadagnare. Ovviamente qui il libro game Lo dice scrivo dove c'è scritto stamina attuale, sì, stamina attuale. Andiamo avanti. Allora, il livello. Cominci al primo livello, quindi annotalo sulla scheda d'avventura adesso, quindi sei al livello 1, quindi livello 1, che praticamente saresti un reietto. A livello 2 diventi un cittadino. A livello 3, membro di una scuola, signore, gentiluomo, barone, conte, visconti, marchese, fino al livello 10 che diventi duca. Adesso sei a livello 1, sei un reietto. Segnalo, reietto. reietto. Comincia al primo livello, quindi annotalo sulla scheda d'avventura adesso. Conseguendo obiettivi e sconfiggendo i nemici avrai la possibilità di Allora, salire in... aspetta, qui c'è stamina da illeso e stamina attuale. Stamina attuale 9, allora. Quella lì, l'attuale, attuale. Stamina attuale 9, stamina da illeso in che sei Andiamo avanti, non lo so, andiamo avanti. stamina da illeso, vabbè. Vabbè, conseguendo obiettivi o sconfiggendo i Ah, nemici... stamina attuale che è la vita che hai e poi da illeso è quella che pian piano comincia. Hai avvertito nel corso delle tue avventure quando avrai ottenuto questo diritto. I personaggi di livello più elevato chiaramente sono più tenaci, te sei a livello 1, più fortunati, di solito più alti, più abili nel gestire il Ah, tempo. no, al contrario, perché te bisogna scrivere 9 in quella da illeso, quindi la stamina da illeso che non sei ferito. Ah, ok, quindi Quindi 9. 9, invece stamina attuale segnarla, sottrarre, va messa quella lì. Ok, quando lo stai giocando, Ok, quando stai combattendo, sì. ok. Sei a livello 1, reietto. Stamina da illeso, che vuol dire da non ferito, insomma. Perché io dicevo, come ce n'è due. Vai. Sei a livello 1, reietto, quello l'hai segnato, sì. Sì, livello 1. Allora, ora c'è l'equipaggiamento. Allora, puoi portare con te fino a 12 oggetti, quindi massimo puoi portare fino a 12 oggetti. Tutti i personaggi iniziano con 16 shard, che sono pe dei pezzi di denaro, quindi hai 16 pezzi di denaro, 16 denari, io mi segno. Qui c'è Den, c'è scritto Den qui. Sono quelli, denari. In denaro contante. E il seguente equipaggiamento. E puoi registrare sulla scheda d'avventura, dove c'hai la spada, la casacca di cuoio che ti dà difesa più uno e la mappa. Aspetta un attimo perché i Den sono i soldi.
Sì, i soldi, 16 ce E n'hai. allora metto 16. Ok, poi Poi di dicevi? equipaggiamento attuale, iniziale hai la spada, una casacca di cuoio che ti dà difesa più uno, almeno così c'è scritto nel libro. Sì, e la mappa. Quindi equipaggiamento, vedi qua questo che è manifesto di carico, Una mappa spazzolo elettromagnetico, e ah no, questo sono altre cose, tipo di nave, no, niente. allora, l'equipaggiamento sempre maiuscolo, così, tipo L'equipaggiamento alla spada, casacca di cuoio e mappa, quindi scrivo. la casacca ti dà più uno in difesa, ricordatelo. Allora io, Ti dà difesa più uno. quindi segno, spada. Ti ricordo che puoi avere massimo 12 oggetti, adesso ce n'hai 3, quindi per il momento il posto ce l'hai. Casacca. Aspetta, però devo metterli in fila però, eh. Va bene, metti in fila, io ora l'ho segnati nel foglio, che ora non, dopo me lo stamperò più per bene la tabella, io ora non me l'ho stampata, io Aspetta, non allora. l'ho stampata. Casacca. La tabella del personaggio me la stampo. Cuoio e la mappa. E Esatto, a la posto. mappa l'ho messo, sì, l'ho messa qui, mappa. Ok, e ci siamo, scusa, ma riesco a fare un po'. Allora, andiamo avanti. Dobbiamo calcolare il tuo punteggio di difesa. Il punteggio di difesa si calcola. Il punteggio di difesa è uguale ai tuoi punti combattimento, che sono 6, più il tuo livello, che è 1, quindi 6 più 1, 7, più il bonus dell'armatura che stai indossando e ce l'hai la casacca 1, quindi 8. Quindi i tuoi punti di difesa sono 8. Punteggio di difesa uguale a punti di combattimento. I miei punti di combattimento. E c'hai combattimento 6, Ok. più il tuo livello 6, 1, quindi 6. Livello che è 1, quindi sono 7 più bonus della nota che stessa se ce l'hai. Il bonus Ovviamente ce l'ho. Sì, più quando 1. troverai magari armature migliori le potrai cambiare, salire di livello e aumentare. Sì. Quindi in difesa. Ok, Hai difesa 8. La tua difesa è 8. la difesa dove va segnata? Non lo so, non c'è scritto nella tabella? C'era scritto nella tabella di difesa? Non c'è? No, perdoni rinascita, è questo che mi chiedevo, scusa. Aspetta, carisma, ladro. No, dove cazzo è la difesa? Eppure ci deve essere. E che è a parte? Ah, difesa più bonus. Ecco. Difesa più bonus. Allora, in quello grande Questo. Sì. ci devi scrivere 7. Più il bonus c'hai più uno, che è la casacca di cuoio. Quindi ci scrivi 7 in quello grande più uno, perché c'hai più uno, la casacca ti dà più uno. Quindi c'hai 7 più uno, che sarebbe 8 il totale. Allora, dobbiamo capire come si combatte. Combattere, allora. Quando combatti con un nemico, lancia due dadi, ovviamente da 6, e aggiungi al risultato il tuo punteggio di combattimento. Quindi te c'hai 6, quindi devi tirare 6 più 2 volte il dado da 6. Devi ottenere ovviamente un Ma punteggio più alto. non hai detto, annota il tuo punteggio del combattimento più 2 perché se è al primo livello è un'armatura che vale più 1. Ok, dai, ok, sì, scusa. Sì, no, me l'ho perso un attimo. Sì, vabbè, ok, per attaccare devi sommare il tuo punteggio di combattimento che sei e devi tirare più e due volte il dado da 6. Ovviamente devi ottenere un punteggio più alto di quello di difesa dell'avversario. Che ne so, metti che l'avversario c'ha difesa 10, e devi tirare 6 più i due dadi da 6, devi superare la difesa dell'avversario. Ovviamente la differenza di punteggio sarà il numero di punti stamina persi dal tuo avversario. Vabbè, allora tipo come Lone Wolf, anche Lone Wolf mi sembra sì, era similare, no? E tipo la differenza di punti stamina, la differenza del numero che rimane erano i punti stamina persi dall'avversario. La differenza di punteggio La sarà il numero risoluzione dello stamina è sconfitto. persi dal tuo Allora, avversario.
Quando combatti con un nemico, lancia due dadi. E Sempre. due dadi bisogna lanciare. E aggiungi al risultato di un certo Usando lo stesso procedimento, se sopravvivi, ovviamente hai la possibilità di attaccare devi ancora. ottenere un punteggio più alto di quello della difesa dell'avversario. La differenza di punteggio sarà il numero di punti persi dal tuo avversario. Ah, quindi se lui ha 7 e io faccio 10 e 7, 8, 9, 10. Gli togli gli 10, tolgo 3. sì, gli tolgo 3. Sì, mi sembra che anche. Punti che rimangono di differenza No, sono la quelli. Wolf dovevi co calcolare il combattimento e poi andare alla tabella per vedere quanto gli avevi tolto, quindi era un po' Allora, anche. comunque sì, è semplice. Sì, questo è semplice, sì, certo. E in caso contrario risponderà usando lo stesso procedimento. Se sopravvivi, hai la possibilità di attaccare ancora la battaglia avanti finché uno dei due vince. Sotto ti fa un esempio di combattimento. Se è un E personaggio di terzo livello con un punteggio di punteggio combattimento di 4, devi combattere contro un goblin, combattimento 5, difesa 7, stamina 6. E un esempio, no? tu attacchi per primo. Hai sempre tu il primo colpo, a meno che non ti dica il contrario. Supponiamo di ottenere con un 8 con dadi. Aggiungendo il tuo punteggio combattimento è totale di 12 con Sì, vabbè, lui ti fa un esempio di combattimento. 7 punti rispetto alla difesa dei gol. Quindi, infatti, lui c'ha sono 5 punti. No, scusa, noi se fa 8 12 con aggiungendo il punteggio combattimento sono. Sì, sono 5 punti rispetto alla difesa, quindi lui perde 5 punti di stamina, che la stamina è la vita, quindi ricordiamoci che la stamina. E al Goblin resta ancora un punto stamina, quindi può continuare. Spiegati un po' Ottiene 6 con dadi, aggiungendo il suo 5 di combattimento. Ah, perché comunque devi aggiungere il combattimento, devi. Insomma, hai capito? sì, ho capito, ho capito. Sì, vabbè, lui ti fa un esempio di combattimento per come calcolare. Come? Sì, vai, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma Gobi resta con la stamina. Poniamo che tu abbia una cotta in maglia, metallo leggero, difesa più 2, il tuo punteggio di difesa sarà 9, 4 combattimento più 3 di livello più 2 di armatura, quindi perdi 2 stamina e puoi attaccare ancora. Devo farci l'occhio. T'hai capito, sì? Perché Sì, vabbè, dopo lo calcolo anche io. sono la nonna birra, quindi già. No, No, vabbè, iniziato ora bella, dai. Cominciamo. oggi sto No, bevendo queste buonissime coppie. È la nonna, giuro, è la nonna che mi fa 6 gradi. Non è che con la testa ci sono tanto, dai. Però. andiamo Però ti capisco, non so ubriaco, io la reggo bene, sono un guerriero. avanti. Usare le abilità. Allora, combattere non è sempre il modo più facile e più sicuro per affrontare una situazione. Quando avrai la possibilità di usare un'altra delle tue abilità, ti verrà comunicata la difficoltà della prova. Io ho già letto prima, sono andato avanti. Tipo, che ne so, devi scalare una montagna, devi usare l'abilità, per esempio, aspetta, qual era? Aspetta un attimo. Devi usare ladroneria per arrampicarti. Chiaramente. Vuoi usare un'abilità, devi usare praticamente devi calcolare il punteggio di abilità più sempre devi tirare sempre due volte il dado da 6 per sommare l'abilità. Questo l'avevo capito anch'io. Per attaccare uguale. Allora, cerchi ora. Ok, ci sono. E lui ti fa un esempio di un'abilità. Per esempio, mettiamo che sei a piedi di natura, puoi usare la ladroneria per arrampicarti e la scalata una difficoltà di 9. Supponiamo che il tuo punteggio e ladroneria sia 4, ciò significa che devi ottenere almeno 6 e poi dare
per effettuare la transazione. Il numero dell'abilità più di volte da 6, come sempre. Uguale per le altre abilità. Usi l'abilità per usare un'abilità più di volte il dato da 6. Così qui ci siamo. Io vado avanti, Vai. Ci sono poi anche le parole chiave. In fondo al libro c'è una lista di parole chiave. A volte verrai avvisato di averne acquisita una. In questo caso un segno di spunto nella casella fianco alla parola. Se in seguito perdi la parola chiave, cancellalo. Esatto, quello lì lo sta facendo vedere il nostro amico Cascio, le parole chiave. Le parole chiave sono organizzate alfabeticamente nel corso della saga, ovviamente a seconda del libro. In questo libro, ovvero il primo della serie delle Terre Leggendarie, perché questo è soltanto il volume 1, tutte le parole chiave cominciano con la A in questo libro. Questo sistema rende facile ovviamente sapere se hai acquisito una parola chiave da un libro con cui hai già giocato in precedenza. Ad esempio, potrebbe esserti chiesto se hai acquisito una parola chiave in un libro nel quale hai già vissuto delle tue avventure. La prima lettera di quella parola chiave ti indicherà in che libro cercare, ad esempio, se comincia con la C, viene dal terzo libro chiamato Oltre il mare di sangue oscuro. Puoi riconoscere le parole chiave perché sono sempre scritte in inglese e in corsivo, con l'eventuale traduzione a fianco, come in questo esempio Avenge, che vuol dire pariglia. Poi ci sono le classiche domande, quanto dura l'avventura? Vabbè, l'avventura questa la facciamo durare quanto decidiamo noi, chiaramente. Poi ci sono le varie domande. Dove posso viaggiare? Questa è una domanda interessante. Dove posso viaggiare in terre leggendarie? Ovunque. Se arrivi ai confini della mappa di questo libro, sarai indirizzato ad un altro libro della saga. Per esempio, Il Regno Lacerato è ambientato a Sokara, Città d'Oro e di Gloria. È ambientato a Golnir, per esempio. Invece, Oltre il mare di Sangue Oscuro, per esempio, è ambientato nei mari del sud e così via. E se non hai il libro successivo, devi solo tornare indietro. Quando avrai quel libro, potrai sempre riprendere da lì e andare avanti nell'avventura. Comunque, cioè, il libro, come vedete, è abbastanza alto, quindi insomma, le avventure ce ne saranno diverse da proseguire. Vabbè, io direi che si può anche iniziare. Iniziamo? T'ho voglia. La narrazione? Iniziamo. Anche perché dopo di aver letto quando durerà, ok. Bene, benissimo. Regole veloci per usare un'abilità combattimento, ladroneria, così via. Lancia due dadi, aggiungi il punteggio per l'abilità. Guerriero. E si comincia. Allora. L'approssimarsi dell'aurora ha tinto il cielo di un grigio verde lattiginoso come giada. Il mare è una luminosa lastra d'argento. Manovrando il timone della tua barca a vela, tieni lo sguardo fisso sulla scintillante costellazione conosciuta come il Ragno. Questo è spettacolare, la costellazione del Ragno. Indica il nord e tenendola a babordo sai di essere ancora sulla giusta rotta. Il sole compare con un'esplosione palpitante di fuoco scarlatto al confine del mondo. Lentamente la frescura della notte lascia il posto a un crescente calore dorato. Inumidisci con la lingua le labbra rialzi. C'è ancora un po' d'acqua che sciaborda sul fondo del barile che hai accanto ai piedi, ma non abbastanza da permetterti di superare un altro giorno. E anche poco d'acqua questo. Peccato che acqua, se era birra era meglio, direbbe il Cascio. Chiusa nella sua custodia, nascosta nel farsetto, tieni la pergamena della mappa che tuo nonno ti ha lasciato sul letto di morte. Ricordi i suoi entusiasmanti racconti di viaggi per mari lontani, di regni oltre gli orizzonti occidentali, di isole stregate e palazzi in rovina pieni di tesori. Da bambino non sognavi altro che le magiche scoperte cui saresti stato destinato se anche tu fossi diventato un avventuriero. Non avresti mai pensato di morire su una barca ancora prima che la tua avventura cominciasse. Ah beh, cazzo, se inizia bene, già subito in una barca. Dopo aver fissato il timone, srotoli la mappa e la studi un'altra volta. Non che tu ne abbia bisogno, ormai ogni dettaglio è inciso nella tua memoria. Secondo i tuoi calcoli, avresti dovuto raggiungere la costa orientale di Arcuna giorni fa. Una chiazza grigiastra si stampa sulla mappa. Dopo un istante di sbalordita sorpresa, guardi verso l'alto e maledici i gabbiani che volano in cerchio proprio sopra di te.
Poi hai un'illuminazione, dove c'è un gabbiano, può esserci terra ovviamente. Balzi in piedi e scandagli l'orizzonte. Indubbiamente una striscia di scogliere bianche si stende a una lega di distanza verso nord. Hai navigato lungo la costa tutto questo tempo senza renderti conto che la terraferma era così vicina? Virando verso le scogliere, senti la barca beccheggiare per il mare grosso. Un vento ululante solleva pennacchi di schiuma sul mare. I marosi percuotono le alte scogliere. Il timone viene strappato via dalle tue mani. La piccola imbarcazione si gira su se stessa, fuori controllo, e si precipita in direzione della costa. Ti tuffi all'ultimo secondo. Senti le assi di legno schiantarsi, il ruggito crescente delle onde e poi il silenzio mentre vai a fondo. Agitandoti selvaggiamente, cerchi di nuotare lontano dalle rocce taglienti. Per un po' la corrente minaccia di trascinarti sotto, poi improvvisamente un'onda ti cattura e ti scaraventa su una spiaggia. Splash! Malconcio e inzaccherato, resti disteso respirando affannosamente finché senti qualcuno camminare lungo il bagnasciuga verso di te. Diffidente, non perdi tempo e ti alzi in piedi. Di fronte a te c'è un vecchio che indossa un perizoma sudicio. I suoi occhi hanno un intenso sguardo febbrile che fa pensare sia un mistico o un pazzo. E ecco qui c'è la prima parola chiave. Acquisisci la parola chiave Auric. E poi vai al 20. Allora aspetta, segno Auric qui un attimo, Alice, Prima tutte parole chiavi con la A. Dobbiamo andare al 20. E eccolo, Auric, trovato. dobbiamo andare al numero 20 del paragrafo. Al numero 20, andiamo al numero 20. Un Ok. attimino. Ok. Allora. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Che cosa abbiamo qui, amici? Chiede il vecchio. Sembra rivolgersi a qualcuno al suo fianco, anche se tu sei certo che sia solo. A me sembra un avventuriero gettato a riva dal mare, dice rispondendo alla sua stessa domanda. Fradicio e sventurato. Continua a parlare da solo. La conversazione diventa presto una disputa accesa e chiaramente un po' pazzo. Mi scusi, urli sovrastando il rumore cercando di catturare l'attenzione del vecchio. Lui tace e ti osserva. Questa è l'isola dei druidi? Chiedi, impaziente. Sì, è questa, dice il vecchio. Vedo che vieni da lontano, quindi è compito mio darti il benvenuto ad Arcuna. Ma credo che avrai molto da fare qui, perché era scritto nelle stelle che qualcuno come te sarebbe arrivato. Il tuo destino ti attende. Seguimi, giovane avventuriero. Seguimi, avventuriero Cascio. Segui il pazzo col perizoma. Il vecchio si volta prontamente e comincia a salire per un sentiero che conduce verso alcune colline. Può intravedere sulla cima di una di esse una sorta di struttura in pietre monolitiche. Vieni, vieni, ti mostrerò i portali del mondo, farfuglia. Quindi, se vuoi seguire il vecchio, vai al paragrafo 192. Se vuoi esplorare la costa, vai al 128, oppure. Se ti vuoi dirigere alla vicina foresta, vai a 257. Questa è la tua prima scelta. Segui il vecchio, esplori la costa o ti dirigi alla vicina foresta? Avventuriero, anzi, guerriero Cascio. Bah, io sto qui col perizoma, insomma, non è che me lo vuoi mettere dentro un culo. Vabbè, è una scelta tua, buona. Seguiamolo, però con le giuste distanze, però. Io non ti posso neanche aiutare perché lo sto leggendo insieme a te per la prima volta. È un'incognita per Sembra molto bello. Allora, vabbè, seguiamolo con le rispettive distanze. Andiamo a pagina 192. 192, segui il vecchio, quindi ok, allora devo andare al 192. 190. Seguiamo il vecchio col perizoma. Ok. Eccoci qua. Allora. Durante il breve tragitto in salita, il vecchio ti intrattiene con racconti sul tuo destino e il tuo futuro, continuando a rispondersi da solo mentre parla. Raggiungete la cima di un colle, coronata da un cerchio di grosse pietre di ossidiana, poste su terreno in verticale. A dispetto del vento tagliente che soffia tra queste colline, le pietre non sono segnate dalle intemperie e sembrano essere state collocate da poco. Ecco i portali del mondo, dice il vecchio pazzo.
monoliti sono disposti in modo da formare tre archi, ognuno scolpito con simboli mistici e rune magiche. E già qui l'ambientazione è veramente fantastica. Ogni portale ti condurrà in un luogo del mondo di Arcuna, sebbene io non sappia dove, spiega il vecchio. All'improvviso si volta e parte per scendere giù dalla collina, parlando da solo. La sua voce si allontana mentre scende dal pendio, lasciandoti solo con quelle tetre rocce e quel vento ululante. Vai al paragrafo 65. E torniamo indietro al 65. Strano Ah, sto qui. ecco, anche la figura del monolito, la faccio vedere. Guardate bella, ragazzi. Sì. Eccola. Questa è la figura con i tre portali dove il nostro eroe è qui davanti. Eccola qua. Allora, ci sono tre portali di pietra su cui sono scolpite antiche rune. Su ogni portale è marchiato un nome: Yellowport, Marlock City e Wishport. Da qui hai una veduta della costa e dell'intera isola, la quale è ricoperta da una fitta vegetazione. E qui hai varie scelte. Esplori il litorale? Vai al 128. Ti dirigi verso la foresta? Vai al 257. Entri nel portale di Yellowport? Vai all'8. Entri nel portale di Marlock City? Vai al 180. Entri nel portale di Wishport? Vai al 330. Quindi Esploro il litorale, vado al 128. vai, esplori il litorale, quindi esplori la costa? Eh sì. Quindi non entri nei portali. Ok, No. andiamo a 128. Andiamo, quindi il nostro guerriero Cascio è prudente, non si fida del vecchio pazzo e quindi non entra nei portali e esplora prima la costa per sicurezza. Ti fai strada nei dintorni della costa. L'interno dell'isola appare coperto da fitte foreste. Comunque, dopo un po', arrivi ad una baia dove sono ancorate un paio di navi. Sulla spiaggia sorge un piccolo insediamento, così ti dirigi subito verso l'abitato. Vai al paragrafo 195. 195. Dimmi quando ci sei. Sì. Guadagni la parola chiave Aspen, ovvero pioppo tremulo. Quindi abbiamo Auric e abbiamo Aspen. Dopo magari il libro, magari prima o poi ci dirà cosa serviranno queste parole chiave. Ma guadagni la parola chiave Aspen, pioppo tremulo, se non l'hai già acquisita. L'Emporio è un piccolo villaggio fondato in questo luogo da coloni intraprendenti che venivano dal continente. Qui si esportano soprattutto pellicce provenienti dalla foresta. Il sindaco, un simpatico grassone che ti accoglie personalmente, insiste nel dire che un giorno l'Emporio sarà una città fiorente. Comunque qui non c'è molto per il momento: un piccolo mercato, un molo, le case dei coloni e un santuario di Lacuna, la cacciatrice, dea della natura. E qui hai varie scelte. Visiti il santuario di Lacuna? Visiti il mercato? Visiti la zona del molo, visiti la locanda dell'uomo verde, sali sulla collina che sovrasta la cittadina o vai nell'entroterra nella foresta. Dove ti dirigi? Ma io quasi quasi visito il mercato. Il mercato, quindi 452. Ok, vai al mercato, paragrafo 452. Allora. C'è, bene, bene, abbiamo l'Emporio, possiamo fare acquisti forse. L'Emporio ha un piccolo mercato sulla piazza del villaggio dove mezza dozzina di bancarelle vendono le loro merci. Gli articoli per i quali non è specificato il prezzo non sono disponibili, quindi gli articoli senza prezzo non sono disponibili. Ti ricordo che te hai soltanto 16 sharp, 16 pezzi. 16, sì. Quindi per il momento mi sa che puoi comprare, mi sa, niente, penso. Anche perché basta guardare direttamente i prezzi, 45, 90, 50, 40, 200, 200, no, niente, zero. Sacchetto di pelle, lanterna, fune, bussola, niente.
Quindi niente, quando hai finito allora vai al 195. Andiamo al 195, per forza. Sarebbe quello di prima. Devi riscegliere un'altra volta. Ok, allora vado alla locanda dell'uomo verde. O vai alla zona del molo o alla locanda o la La foresta. locanda dell'uomo verde. O la foresta. Dimmi te dove vuoi andare. La Alla locanda locanda. dell'uomo verde? Sì. Quindi vai al 181, andiamo al 181. Ah, qui c'è un probabile soggiornamento. 181, ok. Soggiornare alla locanda dell'uomo verde ti costa una moneta al giorno. Per ogni giorno che passi qui puoi riguadagnare un punto stamina, ovviamente, per ogni giorno, quindi una salute. Ma te ovviamente Sì, ce l'hai. però se li abbiamo già tutti. Se sei ferito fino al tuo normale di stamina, il tuo fino al tuo valore normale di stamina in lego, vedi che Niente. infatti, come dicevo io, da leso, quindi bisogna lasciare 9 e poi quello di stamina attuale a secondo di quanto sei. Niente. I giorni ci stai, chiaramente se ci stai 9 giorni recuperi 9 punti. Allora, Santuario. quando siamo pronto, ritorniamo a 195. Allora niente, o vai al santuario, o la zona del molo che è rimasta, o la collina sopra la cittadina, o la foresta. Al santuario no, alla zona del molo no, alla collina che sovrasta la cittadina, Era nella foresta, ci è rimasto questo circuito. nella foresta. Ma io salgo sulla collina della cittadina, pagina 11, vai. Si Ok, sale la collina toscana. andiamo all'11. Uno stretto sentiero. Allora, 11. Bello, ti piace per ora? Così, bellino. Interessante. Sì, un bel libro game. Queste terre. Ne hanno fatti 5 di libri di questa mappa. Ah, sono 5 in totale. Poi non Allora. so se si collegano le storie, i personaggi, non lo so, però io per ora, tanto io di libri game sono un casino, quindi Facciamo questo, poi vediamo semmai se compriamo quell'altro. Come va? Ok, vedremo un po', dai, non ti prometto nulla, comunque andiamo avanti. allora, uno stretto Uno stretto sentiero sentiero. sulla collina. Sulla cima c'è una corona di grandi pietre di ossidiana tagliate nella viva roccia. Il circolo in altezza. A dispetto del vento tagliente che soffia tra queste colline, le pietre non sono state segnate dalle intemperie e sembrano essere state collocate da poco. Formano tre archi, ognuno scolpito con simboli mistici e rune magiche. Vai al 65. Quindi dove prima? Sei tornato alle pietre. Allora io mi dirigo verso la foresta, vai. Proviamo Vai alla foresta, vai a Yellowport, vai a Marlock City o vai a Wishport. a vedere nella mappa dove si trovano questi posti, scusami un attimo. Dai un'occhiata alla mappa, intanto bevo un goccio Se d'acqua. io, se no, allora Iello, vediamo un po'. Ah. Prendo un goccio d'acqua, Ah, ecco, vedi, sono qui nella mappa, sono qui nella mappa di Socara. Praticamente Marlock City, vediamo se mi ispira. Ah, è proprio in fondo, Yellowport bisogna è bere acqua, proprio bisogna in fondo ragazzi, alla destra e Wishport, dove cacchio è Wishport? bere acqua. Sono tre le città, Yellowport, Marlock City e Wishport. Ma qua Wishport non lo vedo. Non lo so, sarà magari scritta in piccolo, forse, non lo so. Vabbè. No, Quindi però Wishport è giusto che io capisca dove, scusa, Wishport, Yellow Sport. devo capire anch'io dov'era dalla mappa. Foresta, io. Foresta di Arwen, questo lo so, cara. Madonna, ma grossa che è sta mappa, non ci capisco. Boh, io mi dirigo, che ti devo dire? Boh, secondo me te dove andresti? Non lo so, o proprio una delle città o la foresta, non lo so, non ti so dire. È un'incognita qui, dove vai, vai, dove ti capita, ti capita.
Che dice, andiamo nella foresta? Proviamo la foresta. Andiamo Secondo nella foresta, dai, buttami, mi piacciono i boschi, le foreste, andiamo lì. 257. 57. Proviamo la foresta, dai. Vai, 205. Oh, abbiamo qui una raffigurazione, se Il vecchio la faccio. curvaccio, mi vedo io. Sembra tipo uno stregone. Gli Sì. alberi strettamente assiepati, intrecciati come fossero in congresso, sussurrando sommessamente tra loro. In lontananza si odono cinguettare gli uccellini e qualche lama di luce solare trafigge l'ombroso sottobosco, che odora di funghi. Mentre avanzi lungo un sentiero nella foresta, ti sembra di udire un fruscio tra i cespugli. Poi noti una figura indistinta sgusciare attraverso gli alberi. O è stata solo la tua immaginazione? Senti respirare un animale proprio dietro di te. Ti volti di scatto, ma non vedi nulla. Devi eseguire un lancio di esplorazione di difficoltà 10. Te c'hai esplorazione 3. Quindi devi sommare 3 più 2 volte il dado da 6. E devi fare più di 10. Quindi tiri 2 volte il dado da 6. Ma scusa, esegui un lancio esplorazione di difficoltà 10? Abilità e esplorazione. Te esplorazione quanto c'hai? 3. Quindi tira 2 volte il dado da 6. Lancio esplorazione riuscì a lo falli. Ah, ok, quindi devo fare più di 10. È un tiro di abilità. 2 volte il dado da 6 più aggiungi 3. Te c'hai 3 in esplorazione, quindi guarda Ma di qui c'è fare scritto l'unità. esegui un lancio. Sì, ma il dado da 6 si tira 2 volte per Ah, abilità. senti, rispetto, ti esegui un lancio esplorazione di difficoltà 10, quindi se faccio fino a 10. Se fa fino a 10, no, non è superato, devi superare almeno 10. Se Ah, riuscito, vai al 6:30, se fallito, 36. tiro il dado, tiro il dado. 2. 2 più un altro tiro, più devi sommare Ma e 5, ma sei sicuro che sia così? Perché qui c'è scritto un lancio. Sì, ma qui sarebbe il lancio, il lancio dell'abilità. Com'era? Quindi 2 hai fatto poi? Ah sì, perché comunque se facevo un tiro e 5, 2 e 5 ho fatto. Quindi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Infatti, se è un lancio solo, io faccio 6, 7, 8, 9, non sarei comunque arrivato. Quindi. Comunque non ti basta perché fai, mi sembra fai 10 pari. Ho fatto, scusa, ho fatto 2, 5, 7. Sì, 7, 7, 3, 10. È pareggiato, quindi non hai superato. Quindi è Ma. lancio Eh di azione fallito, devi andare a 36. sì, hai ragione te, 36. Allora, vediamo che ti succede. Presto ti rendi conto di esserti completamente perso in questa strana foresta magica. Giri in tondo per giorni, capace a stento di trovare cibo e acqua a sufficienza. E ovviamente perdi 4 punti stamina, perdi 4 punti. Allora, Vai a 5. Vai a vado a 5 5. punti di vita. Se sei ancora vivo, ti trascini infine fuori dalla foresta fino alla costa. Torna al CEA paragrafo 128. Madonna mia, sta foresta, ma se me ne immaginavo, guarda. Che cazzo ci sono andato a fare? 128 bisogna andare. Allora, eccoci qua. Ci sono andato proprio per. Ti Madonna. fai strada nei dintorni della costa. Della costa. L'interno dell'isola appare coperto da fitte foreste. Comunque, dopo un po' arrivi ad una baia dove sono ancorate un paio di navi. È quello dell'insediamento. Bisogna tornare al 195. E niente, siamo tornati lì a quell'accampamento. Quindi stavolta o vai al santuario di Lacuna, che non c'eri stato, o la zona del molo. Vai, cantore di Lacuna, vai, 544. Ok, proviamo il santuario, 544. Allora. Allora. Il santuario si trova in un boschetto.
Degli uccellini cinguettano sugli alberi e un cervo scappa nella foresta quando ti avvicini. Una sacerdotessa si dedica ad un vasso altare apparecchiato con cibo e bevande in onore di Lacuna, la dea della natura incontaminata. È lei la protettrice di cacciatori, bracconieri, boscaioli e tutti quelli che cercano di entrare in sintonia con la natura. E qui ci sono varie scelte. Puoi o diventare un adepto di Lacuna, o abbandonare il culto di Lacuna, o procurarti un dono, ti procuri un dono quindi da donare alla sacerdotessa, o parli con la sacerdotessa oppure esci dal tempio. Mi procuro un dono? Ti procuri un dono vuol dire che cerchi in giro un dono da donare alla sacerdotessa. Non so se ti ricordi, ma nei tempi antichi si portavano dei doni ai sacerdoti per ringraziarsi le divinità. Focus, paggio focus. Cazzo, è una vita che faccio il Game Master, lo saprò, le saprò ste cose. Allora, facciamo un bel regalo. Ma è bella questa. O sciatterizziamo anche una grassona pure. No, scherzo. Se no parli con la sacerdotessa e vedi cosa ti dice. Io non sono uno che fa i regali ai strani, quindi no. Parli con la sacerdotessa. Decido, decido, no, ma che è mica una dea. No, no, io voglio parlare con la sacerdotessa. Parli 471. con lei normale. Ok, va bene, 471. Va bene. Bello, 471. Eccola qua. Se hai la parola chiave animale, vai a 369, ma noi non l'abbiamo perché abbiamo No, Auric. Appen e Auric, niente. Altrimenti prosegui nella lettura, quindi dobbiamo andare avanti. La sacerdotessa che indossa un abito di seta e una ghirlanda intrecciata con foglie di quercia dice: Ho bisogno di un avventuriero come te. Per ragioni oscure che riguardano gli arcani misteri di Lacuna, mi serve la zanna di un cinghiale. Un cinghiale mannaro in verità, un cinghiale mannaro in verità. Credo che si possano trovare nella foresta dei dimenticati, nelle regioni del nord di Golnir. Uccidi un cinghiale mannaro e portami una zanna. In cambio ti insegnerò come progredire nell'arte dell'esplorazione. Se accetti l'incarico di recuperare una zanna di cinghiale, acquisisci la parola chiave animale animale. Vediamo dove si trova questo posto, questo nord di Golnir. Scusa un attimo, guardo un attimo Golnir qui nella mappa del mondo. Innanzitutto, ah Sì, sì, ah mio, dov'è? Madonna, ma è lontano, cioè no, è attaccato a Sokara, ma devo, Madonna, è attaccato, sì, però. Ho capito. Sì, vabbè, accetto, dai. Accetto, va bene, però comunque quindi dai. Andiamo a cercare un cinghiale mannaro, dai. Non ci siamo quindi toccanacci. andare al 544. Allora, aspetta, io però, se accetto l'incarico di recuperare la zanna di cinghiale mannaro, Acquisisci la chiave anima, l'animale. e allora, animal, me la segno un attimo solo, animal, eccolo Però dobbiamo qua. Bello. tornare al 544, vero? Lì davanti. 544, andiamo. Sarebbe lì davanti al tempietto, dove della sacerdotessa. 544. Quindi o diventi un adepto, o abbandoni il culto, o ti procuri il dono, o esci dal tempio. Ci rimanda qui a queste scelte. A sto punto ho parlato con la sacerdotessa, divento adepto, ma Lacuna chi è questa qui? Lacuna è la dea di questo tempio. Esco dal tempio, abbiamo accettato di e usciamo dal tempio. 195, questo non l'ho capito, vabbè. 55 ci ritorniamo alla cittadina. E io come faccio ad andare a piare la cosa di cinghiale, scusa? Vuol dire che ci andrai per un'altra strada, forse. Perché qui ci rimanda all'emporio del villaggio dopo, se esci dal tempio.
Ci rimanda lì, Santuario di Laguna, Mercato, Zona del Molo, Locanda Uomo Verde, ci rimanda lì, se esci dal tempio. Quindi o diventi adepto o abbandoni il culto o ti procuri un dono. Divento adepto, Bene, ma non 618. è che, scusa, ti procuri un dono, e allora procuriamoci il dono, 52, scusa, Siamo, 52, non ti procuri un dono. 52, se mi ha chiesto quella cosa vuol dire che bisogna dargli qualcosa. Però vedi, se andiamo al 52, ti dice, se sei un adepto, acquistare il dono di Lacuna costa solo 10 shard, ti costa 10 monete e te ce n'hai 16. Se non lo sei, ne devi pagare 25. Quindi non lo puoi prendere il dono di Lacuna perché te ce n'hai 16 di monete, te ce ne vuole 25. Quando hai finito vai al 544. Quindi ti rimanda lì, mi sa, 544 era quello. Se sei un adepto, acquistare un dono di Lacuno ti costa solo 10 shard. Sì, ti rimanda lì al tempio, devi diventare un adepto allora. Diventiamo adepti, dai, togliamo 10, rimango con 6. Proviamo. No, aspetta, diventi un adepto, bisogna andare al 618 però, eh. E mi rimango con 10. No, No, perché con ancora 6. non eravamo adepti, quindi non lo devi segnare. Ah, quindi allora se si è detto acquistare il dono di lacuna, elimina. Ah, no, allora Ne no. devi pagare 25, ma te 25 ora attualmente non ce l'hai, quindi prima dobbiamo diventare adepti. Quindi 544. dobbiamo andare al 618. No, il 544. Che è la zona del tempio. Devi diventare un adepto, dai. Diventa un adepto di Laguna. Boh, questo non l'ho capito. Vabbè, diventiamo adetti a Laguna, dai. Ah, no. 600 di... Qui è un casino però. 600, 618. Ci sono arrivato, però non si può fare uguale perché vedi, dice diventare un adepto di Lacuna ti dà la possibilità di pagare meno per doni e altri servizi offerti dal tempio. Aderire al culto ha un costo di 30 shard, ma te ce ne hai 16, ma come fai? Non puoi abbracciare questa fede se sei già un seguace di un altro tempio. Se decidi di diventare un adepto, scrivi Lacuna nel riquadro, ma noi non possiamo eliminare 30 monete, ce ne abbiamo solo. Usciamo, aspetta, aspetta. Usciamo dal tempio, che caviamoci un po' dalle palle, vai. 195, un attimo, che ora ti faccio vedere io. 195. 196 siamo tornati lì al villaggio. Mo ti faccio vedere io. Quindi l'unica zona che puoi andare, l'unica zona che ti è rimasta da esplorare è o la zona del molo. E basta, solo la zona del molo, perché la locanda ci siamo andati, al mercato ci siamo andati, al santuario. Andiamo alla zona, dai, 332. La collina che sovrasta la cittadina ci siamo andati. No, al 332. molo, 332. Perché se non abbiamo i soldi non si può fare. Come si fa? Proviamo il molo 332. Allora, l'area intorno al porto dell'Empore è molto modesta, priva delle strutture portuali o dei carpentieri navali che caratterizzano i grandi porti. Qui non si possono acquistare navi, ma se ne possiedi già una, puoi comprare e vendere carichi. Ma noi non possediamo navi, quindi non si può fare una sega. Carico, pelli, grano, metalli, minerali, spezie, stoffe, legname. Che cazzo ce l'ha Niente, praticamente? la nave. I prezzi sono stabiliti per singole unità di carico. Hanno noto il tuo carico attuale sul manifesto di carico, ma noi non abbiamo navi da caricare, quindi niente. Da qui puoi ottenere un passaggio di sola andata per Yellowport al costo di 15 monete, e noi questo lo possiamo fare perché ne abbiamo 16. Se possiedi una nave, puoi prendere il mare, vai a 155, ma noi la nave non ce l'abbiamo.
perché siamo naufragati, quindi l'unica scelta è togliere le 15 monete e andare al 74 e a navigare verso Yellow Port. È l'unica scelta. Boh, spendiamo tutti i nostri averi in un viaggio. No, perché ti rimane una moneta. Faccio una moneta d'oro. Ti rimane un denaro. E Ok, partiamo. andiamo al 74. Andiamo al 74. Purtroppo le scelte sono così. Vabbè, magari, infatti, vabbè. 74. Allora, un pescatore ti riporterà indietro fino a Yellow Port per 15 shard, ma noi non possiamo tornare indietro attualmente. Sorprendentemente, nonostante l'apparente fragilità della piccola imbarcazione da pesca, arrivi a destinazione senza incidenti. Ah, meno male. Vai a 10. Andiamo a 10. Andiamo a 10. Oh, siamo arrivati finalmente a Yellow Port. Se hai la parola chiave assassino, vai subito al 50, altrimenti prosegui nella lettura. E noi proseguiamo nella lettura. Oh, siamo arrivati a Yellow Port. Spunta la prima casella vuota in alto. Ah, questa qui al numero 10, vedi? C'è una casellina che spunta nel 10, accanto al 10. Va spuntata. Puntiamola. Spunta la prima casella vuota in alto. Le caselle registrano quante volte hai visitato la città. Qui ce n'è quattro, quindi per il momento ne tappiamo una. Se questa è la tua quarta visita, vai a 273. No, è la nostra prima visita, quindi andiamo avanti a leggere. Se hai visitato la città meno di quattro volte o più di quattro volte, continua a leggere, quindi andiamo avanti nella lettura. Yellowport è la seconda città di Sokara per grandezza. È sostanzialmente un centro commerciale ed è conosciuta per i prodotti esotici che arrivano dalla lontana Ankon Konu. Il fiume giallo trasporta ricchi depositi di zolfo dal lago del Drago Marino fino giù in città, dove viene estratto e immagazzinato nei grandi depositi presenti lungo il fiume e gestiti dalla Cina dei Mercanti. Da qui il minerale viene esportato in tutta Arcuna. Sfortunatamente, tutto quello zolfo ha i suoi inconvenienti. Il fetore è abominevole e gran parte della città ha assunto una tonalità giallastra. Ecco perché si chiama Yellow Port. Il fiume è così pieno di zolfo da essere praticamente inutilizzabile come fonte di cibo o di acqua potabile. In ogni caso, la richiesta di zolfo, specialmente dalle corporazioni dei maghi, è grande. Politicamente, molto è cambiato negli ultimi anni. Il vecchio e corrotto re di Sokara, Corin VII, è stato deposto e giustiziato in un colpo di Stato. Sokara ora è controllata dal generale Grieve Marlock e dall'esercito. Il vecchio consiglio di Yellowport è stato sciolto a tempo indeterminato e uno sceriffo reggente, Marloes Marlock, il fratello del generale, è stato nominato governatore militare della città. A Yellowport puoi comprare una casa di città per 200 shard, per 200 monete, ma noi ne abbiamo una perché siamo in canna. Con una casa avrai un luogo dove riposarti e dove tenere l'equipaggiamento. Se ne compri una, spunta la casella dell'opzione casa di città ed elimina 200 monete dalla scheda d'avventura, ma noi non abbiamo soldi e non possiamo comprare casa. Per salpare da Yellowport via mare, comprare o vendere navi e relativi carichi, vai alla capitaneria di porto. Se hai la parola chiave artefact, manufatto, e il libro dei sette saggi, puoi andare al 40, altrimenti scegli tra le seguenti opzioni. Quindi noi dobbiamo scegliere tra le opzioni perché non abbiamo un cazzo. O chiediamo udienza allo sceriffo reggente, o visitiamo il mercato, o visitiamo la capitaneria di porto, o andiamo alla città dei mercanti. O esploriamo la città di giorno, o esploriamo la città di notte, o visitiamo la tua casa di città, ma noi non l'abbiamo, quindi niente. O visitiamo la taverna Gold Dust, o visitiamo il tempio di Maka, il tempio di Elnir, il tempio di Alvir e Valmir, il tempio di Tirai, o viaggiare verso nord-est alla volta di Venefax, quindi un'altra cittadina, o dirigerci a nord-ovest verso Trefoil, o scendere il fiume giallo verso nord o attraversare il paese in direzione nord-ovest. Quindi vedi, il personaggio si può spostare facilmente dove vuole. La faccio cazzo. Quindi o visiti la città. Andiamo a mappa. Andiamo a mappa. Come
Cosa ci... qui la scelta è la tua, qui ti posso dire. O te ne sbatti, vai avanti e vai da un'altra parte, oppure visiti la città, boh, non so quello. Scegliete, qui c'è un sacco di scelte. Le scelte sono tante, scusate ragazzi, io, ma stasera da noi è un po' la gola. Dimmi te, guerriero Cascio, cosa vuole fare. O se no ci fermiamo. Addirittura c'è cioè, visiti la tua casa in città se hai spuntato Visiti la la casa, casa. noi la casa non l'abbiamo comprata, non abbiamo un soldo, quindi quello Mercato no, perché tanto non abbiamo. Ah, esploriamo la città di giorno. no. Ok, va bene, quindi 302. Va bene, esploriamo la città di giorno, 302, d'accordo. 302, allora. Allora, puoi esplorare o il quartiere povero, o la zona del porto, o la zona intorno al palazzo. Fai la tua scelta. La zona intorno al palazzo. La zona intorno al palazzo, ok, 277. Allora, 277. Allora, una pattuglia di miliziani, mercenari al soldo del dittatore, ovvero il generale Grieve Marlock, ti ferma per strada. Se hai la parola chiave assassino, assassino, vai subito al 221, ma noi non ce l'abbiamo. Se non ce l'hai mai il titolo di paladino di Sokara, ma noi non ce l'abbiamo, essi ti fanno il saluto con rispetto, si accomiatano. Tu ritorni al centro città senza incidenti, però noi non ce l'abbiamo il paladino, quindi andiamo avanti. Altrimenti i miliziani decidono di arrestarti, a meno che non paghi 15 shard come tributo. Ma noi non abbiamo neanche quelle, quindi ci arrestano per forza. Quindi, se rifiuti o non possiedi 15 shard, vai a 538. Quindi Scusa, dobbiamo... una parola di iniziale generale ti ferma per strada, se la parola chiave non ce l'hai, se la mai No, deve quindi non scoprire abbiamo soldi, non siamo almeno, paladini, ci arrestano. altrimenti non sei decide di arrestarti a meno che non paghi, quindi che non abbiamo, se rifiuti o non possiede, vai, se invece consegni loro il denaro, cancello la minaccia, niente, non li abbiamo, andiamo al 538, ma che succede? Cioè, ci siamo solo andati lì vicino al palazzo. 538. Vedi, ecco, mi immaginavo che finivamo subito nei casini, come al solito, noi siamo un po' fortunati. Ricordiamo che abbiamo solo 5 punti vita, Sì, infatti, 538, rifi la guardia dice: rifiuti di pagare le tasse, dice il loro capo. Questo è sicuramente un reato. Si avvicinano stringendosi intorno a te. Devi pensare in fretta. Esegui un lancio carisma di difficoltà 11. Carisma c'hai 3, 2 dadi da 6 più 3. Vai, devi superare 11. Carisma 3 Hai 3, quindi 2 dadi da 6 più sommi 3. Ok. 5 5, 6, 7, 8, 9, 10,8 11. Hai pareggiato, quindi niente. Hai fallito. Quindi... fallito 157 Porca puttana, ora che cazzo ci succederà? boh. Aia, 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 ho letto, è malvagia questa. Cerchi di dimostrare la tua lealtà al nuovo regime, ma non credono ad una parola di quello che dici. Ti malmenano fino a quando perdi i sensi e ti abbandonano riverso in un canale. Ti spogliano di tutto il denaro, ma ti lasciano l'equipaggiamento, quindi hai zero monete. Non hai più la spada, non hai più la casacca e non hai più la mappa. Perché ti lasciano solo l'equipaggiamento.
Quando riprendi conoscenza ti restano solo 3 punti stamina, quindi da 5 siamo già a 3 punti vita. Bella, bella Allora, situazione. non ho più i soldi, mi hanno massacrato, non ho più i soldi, non ho più, ti spogliano di tutto il denaro, ma ti lasciano l'equipaggiamento, quindi... Spada, la casacca e la mappa ce l'hai, però non hai più un soldo, però c'hai 3 punti vita soli. Stamina, aspetta, Ma guarda. vado al 10. Aspetta un attimo, ti spogli di tutto, eh? Quando riprende, ti restano solo 3 punti stamina. Ne avevi 5, ora ce ne Quindi, fai. Siamo ritornati alla città. se avevo meno di... Quindi ti ricordo che se siamo ritornati in città, dobbiamo Se spuntare la avevo seconda. meno di 5 ero morto praticamente. Sì, chiaro. Quindi noi siamo tornati al 10, a Yellowport, quindi dobbiamo spuntare la seconda casellina, che è la seconda volta che visitiamo la città, ti ricordo, tutte le volte Ah. che torniamo lì. E quindi niente, siamo un'altra volta a fare le scelte. Se la parola chiave era, se appena visitato lo posso mi parlava Capitaneria, per la volta che avevo visto. Ora stai visitando meno di 4 o più ovviamente evita di dire la città di 4. giorno perché ti ricapita quello che ti è successo ora. Glielo porto. Allora, riscegliamo. Allora, io sai che ti dico. Tu chiedi udienza allo sceriffo reggente, cioè che è quello che c'è ora. O vai da un'altra parte. Come, scusa? L'unica cosa da fare è o chiedere udienza allo sceriffo reggente, cioè che è quello che si è impossessato della città ora, oppure vai, scegli un'altra strada e se va un culo e se va da un'altra parte. Le scelte sono quelle lì da fare. O chiedi udienza allo sceriffo reggente, che è quello che praticamente ha preso la città ora, perché il vecchio re è stato deposto, quindi ora c'è questo sceriffo a capo della città. Quindi o parli con lui o ce ne andiamo della città in un'altra zona, però non Ma saprei dove. scusi, non c'è scritto lo sceriffo. All'inizio chiedi udienza allo sceriffo reggente, vai al 523. Ah, ok, scusa. Eh sì, dai, crediamo, 523. Ci puoi andare dallo sceriffo, puoi anche andartene e andare da un'altra parte. No, no, chiediamo udienza allo sceriffo reggente, 523. Poi allo sceriffo, 523. Vediamo un po'. E già ci hanno pestato. Cazzo, veramente. Se hai la parola chiave assassino, vai a 27, non ce l'abbiamo, non ci rompete le palle. Se non ce l'hai, ma hai la carica di paladino di Sokara, ti viene immediatamente concesso di incontrare lo sceriffo reggente, ma noi non ce l'abbiamo. Altrimenti devi aspettare svariate ore per poter incontrare uno dei collaboratori dello sceriffo reggente, un certo comandante Roizer. Se hai la parola chiave arteria, ma noi non ce l'abbiamo, arteri, Roizer ti permette di incontrare subito lo sceriffo che si chiama Marlos, ma noi non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo andare avanti. In caso contrario, dovrai convincere il comandante che vale la pena di farti incontrare lo sceriffo reggente. Quindi, se sei un guerriero, un fuorilegge, un cantastorie, Roizer ti lascerà entrare pagando una modesta mazzetta di 5 shard, ma noi non abbiamo neanche il denaro perché ci hanno ripulito. Quindi niente, se sei un viandante, un monaco, un mago, dovrai prima convincere il comandante, ma noi non lo siamo. Se è successo, puoi pagare 5 shard a dare a 191. Se il lancio non ti riesce o non vuoi pagare, ma noi non possiamo pagare, quindi non vogliamo pagare, il comandante ti congeda bruscamente. Quindi torniamo a 10 e torniamo un'altra volta a Shanda a scegliere da capo dove andare. E quindi spuntiamo la terza casellina della città. Non è facile questo libro game. Siamo già 3 volte che visitiamo la città. Ti ricordo che alla quarta volta dobbiamo andare al paragrafo 273, come c'era scritto nel paragrafo 10, perché questa è la Allora, nostra. lo facciamo ora, mo ti faccio vedere. Bisogna andare da un'altra parte, allora, qui ci vogliono. Cerca Chi è stato? Ma chi è, ma. Tempio. Andiamo alla taverna Goldust 506.
Taverna Gold Dust, va bene, andiamo lì. Gold Dust, ok, vai, 500. Andiamo. Ma qui vogliono tutti le mazzette, ma non ci sono un soldo, andate a Hanno postato, vabbè. La taverna Goldust è una lussuosa locanda vicino alle porte. lussuosa locanda vicino alle porte della città, cioè, non è preciso quella del lusso, non si è beccato, siamo proprio fortunati. Soggiornare la taverna costa una moneta al giorno, ma noi ci sono a zero. Ovviamente per ogni giorno possiamo riguadagnare un punto vita, ma noi non c'è niente, quindi niente. Se vuoi spendere altre 3 monete per acquistare da bere, niente, se no devono tornare a 10 un'altra volta, non ci sono soldi. Quindi niente, e dobbiamo fare altre scelte. E siamo alla quarta volta che visitiamo la città, perché è già la quarta volta che arriviamo al paragrafo 10. Quindi, come c'era scritto nel paragrafo 10, le caselle registrano quante volte hai visitato la città. Se questa è la tua quarta visita, dobbiamo andare a 273 di obbligatorio, perché questa è già la quarta volta che visitiamo la città. Quindi andiamo a 273. Eccoci qua. Eccoci. Aspetta che metto un attimo a caricare il telefono perché. Vai, vai. Intanto per chi ci stesse seguendo, perché ci stesse seguendo in diretta, ragazzi, stiamo facendo il libro game Il Regno Lacerato con l'amico streamer, l'amico youtuber CashPerry88 sul nostro canale Twitch, Nico PGO. È la quarta volta che visitiamo la città. Speriamo che ne scoppi una guerra, e mi sta scoppiando una guerra. Allora, trovi la città in tumulto. Un gruppo di ribelli leali al vecchio re ha guidato una sommossa contro l'esercito, e ti pareva. Ne sono derivati violenti combattimenti e le strade si sono coperte di sangue prima che la rivolta venisse brutalmente repressa. Sfortunatamente si sono verificati grossi danni nel corso degli scontri. Se possiedi una casa Aiello, porta è stata saccheggiata. E noi vi andiamo un culo che la casa ce la saccheggiate perché non ci sa, bastardi. Ci volevate saccheggiare anche la casa dopo averci anche pestato. E no, cazzo, bastardi. Tutti i beni che avevi nascosto lì sono perduti, ma noi ce li sanno tutti. Allora, se hai la parola chiave artefatto, manufatto e libro dei sette, no? E niente, bisogna tornare a 10 un'altra volta, ma allora va a casa, siete bastardi. E allora non ci vogliono in questa città, cascialo, ma sarà possibile. Non ci vogliono, loro. E ora bisogna scegliere altre strade, dai. La taverna ci siamo andati, ci sono rimasti tempi da scegliere. Può andare a nord-est alla volta di Venefax o nord-ovest verso Trefoil. O seguire il fiume giallo verso nord o attraversare il paese in direzione nord-ovest. No, viaggiare no, perché non avevamo soldi per viaggiare. Andiamo a Trefoil, va. Quindi ti dirigi a nord-ovest verso Trefoil, vai al 233. Vai. Madonna, certo non siamo fortunati per niente, eh. Ah, vedi, c'è un paragrafino qui da spuntare, eh sì. Se la casella c'è spuntata vai a 412, no, altrimenti spuntala. Ok, dobbiamo spuntare il paragrafino qui del 233 per ricordarci che siamo arrivati in questo paragrafino. Ti ritrovi sulla strada lastricata che porta da Yellowport a Trefoil. È mantenuta in perfetto stato dall'esercito socariano. Vedi un uomo più avanti che cammina a grandi passi verso di te. Improvvisamente 5 o 6 briganti sbucano dal bordo della strada per aggredirlo. L'uomo solitario esegue una serie di mosse così veloci che l'occhio quasi non riesce a seguirle. E vedi la sua spada brillare al sole. Qualche istante più tardi i briganti giacciono morti o in fin di vita ai suoi piedi. Ti fermi a elogiare la sua abilità di spadaccino. L'uomo, un brizzolato veterano di molte battaglie, ti osserva con i suoi occhi grigi come l'acciaio. Questo è Morgan. Lo spadaccino. Con gli occhi grigi. Ho imparato molto sull'arte della guerra ai miei tempi. È vero, dice. Colpito dalla sua destrezza e dal suo contegno, ti azzardi a chiedergli di insegnarti alcune di quelle arti. Ti
Lui ti squadra dalla testa ai piedi con occhio critico. Se sei un guerriero, vai al 146, altrimenti vai al 566. E se sei un Andiamo al guerriero, 46, dai. 146. 146, eccoci qua. Sembra approvare ciò che vede perché dice: forse, ma prima devi dimostrare il tuo valore. C'è un cavaliere, un uomo molto malvagio. È conosciuto come il cavaliere del Drago Nero. Mamma Sconfiggilo in battaglia e io ti addestrerò. Portami il suo scudo del Drago Nero come prova del tuo valore. Detto questo, si volta e se ne va. Ma come posso trovarlo? E poi come ritroverò te? Gli urli contro. Forse vuoi anche che sia io ad ucciderlo per te? Chiede senza voltarsi. Per rispondere alla seconda domanda, chiedi di me alla taverna del Grifone Blu a Karambaru. Il mio nome è Yarri, il giovane. Guadagni la parola chiave Axe, scure. Axe, segniamola, scure, e dobbiamo andare a 412. E ricordiamoci che se troviamo il Cavaliere Nero, lo battiamo e gli prendiamo il suo scudo, dobbiamo andare alla taverna del Grifone Blu a Karambaru per addestrarci con questo famoso cavaliere. Intanto andiamo a 412. Grazie. 412, eccoci qua. Sei sulla strada lastricata che collega Iello Porte Trefoil. Incontri parecchi mercanti, pellegrini, ma nel complesso il viaggio è tranquillo. Ecco, o torniamo a Yellowport o torniamo a Trefoil. E quindi torniamo da capo un'altra volta. Trefoil ci siamo già stati. Quindi dobbiamo tornare al 10 e scegliere un'altra strada. Andiamo al 10. Non è proprio complicato così, cazzarola. E niente, andiamo a 10, siamo un'altra volta a Yellowport, Trefoil l'abbiamo esplorata, dobbiamo scegliere un'altra. Ma lui ha detto che se vogliamo sapere di lui. Alla taverna di questo grifone in questa città. Andiamo questa di fuori, no? Però non sappiamo dov'è, non ce l'ha detto dov'è, ha detto devi andare in quella locanda lì. Quindi ci è rimasto visitare questi templi. Può No, andare a Trefoil, allora andiamo, dirigiamoci verso Trefoil. ci siamo stati ora. No, Possiamo ritornarci, 250, vai. No, 233 era. ti dirigi verso Trefoil, vai al 250. 233 era Trefoil. Ah sì, scusa, 233. Ma dove era prima? Andiamo Uguale, bene, la 233. libreria quello lì, è La uguale. casella è già spuntata, vai subito al 412. Ah, siamo tornati a 3 fuori, dobbiamo andare a 412. Ma è quella di prima. È quella, vedi? Allora glielo porto, dai, Siamo, ci fatto Allora andare. andiamo al 10, dai. Ci C'è fatto la andare la parola cassa. assassina, la casella registrano. E questo è diverso da Lone Wolf, qui bisogna usare un po' di astuzia anche. Quindi c'è Perché rimasto dobbiamo. visitare questi templi o andare a nord-est a Venefax o seguire il fiume giallo. Seguiamo il fiume giallo, Segui il fiume giallo verso nord, vai all'82. sì, 82. Fiume giallo, allora, sta seguendo il corso del fiume giallo. E sicuramente puzza, carico come di zolfo. Quindi dobbiamo lanciare un dado. Lancia un dado. E bisogna vedere quanto si fa. 3. 3, punteggio 3, 4. Non succede niente di particolare. E quindi? Ah, ok, bisogna andare avanti a leggere. Quando sei pronto, puoi seguire il fiume verso nord, seguire il fiume verso sud fino a Yellowport, ma no, perché si tornerebbe lì da capo. Andare ovest fino alla strada o andare est nelle campagne. Quindi possiamo o seguire il fiume verso nord o andare ovest fino alla strada o a est nelle campagne. Che si fa? Boh, qui è un'incognita qui.
so, non ci capita. Un casino, qui è i luoghi, è un casino. Ma seguiamo la strada, vai, 558. Andare ovest fino alla strada 558, va bene. Allora, raggiungi la trafficatissima strada che collega Trefoil e Karambaru. E ti ricordiamo, Karambaru c'era quella locanda. È percorsa principalmente Come ti da. posso aiutare? È percorsa principalmente da convogli di truppe e di approvvigionamenti. Vai a Trefoil, noi ci siamo già stati, quindi o segui la strada verso nord, o vai a nord nelle terre infauste, o vai a est verso il fiume. Andiamo nelle terre infauste. Terre infauste 175. No, dai che c'ero. 175, spuntiamo la casellina del 175 che ci siamo già passati. E proseguiamo la lettura. Stai attraversando una regione che viene opportunamente chiamata Terre Infauste. Davanti a te si estende una vasta superficie ondulata di brughiera maledetta. Nubi grigie sono sospese sopra una pianura desolata color acqua sporca, costellata di rocce sporgenti e collinette. Un corvo svolazza sul terreno circostante osservandoti con curiosità. Nel cielo riecheggia il verso dei suoi fratelli che grattano rumorosamente. Cala la sera e nelle atone luci del crepuscolo una mandria di cavalli sbuca fuori dalla notte diretta proprio verso di te. Mentre si avvicinano hai l'impressione che i loro zoccoli non tocchino terra e che dalle loro criniere scaturiscano sottili nuvole di scintille come minuscole stelle. Cosa fai? Ti scansi o monti su uno di loro? Monto su uno di loro. Monti su uno di loro, vai al 66, vai in No. tre. Che cacchio. 66, così va. Cavallo. Mantieni la tua posizione. I cavalli spettrali corrono ai tuoi fianchi da ambo le parti, lanciando nitriti selvaggi verso il cielo. Con un'agile mossa balzi su uno di loro e riesci ad avvolgergli le braccia intorno al collo e ad issartici in groppa. Il cavallo ti dà una sensazione di solidità, ma ha un aspetto verde pallido luminescente. Guardi in alto, seguendo una nuvola di scintille scaturite dalla sua criniera, appena in tempo per scorgere la parete rocciosa di una bassa collina che sbuca fuori dalla nebbia. Il cavallo sta galoppando a tutta velocità proprio contro di essa, quindi ti tieni stretto o balzi da terra? No, Mi tengo stretto. se ti tieni stretto vai contro la roccia, Ma che fai? Se ti tieni stretto al cavallo, lui sta correndo verso questa parete rocciosa, quindi devi balzare a terra. Dici? Sta andando verso una parete rocciosa, tutto fa tutto galoppo. E te ancora stai lì stretto al cavallo. Allora, vabbè, dai. Allora balzo, infatti, perché lui è un cavallo un po' fantasma, mi sa. Se te vai al 28, lì devi andare al 28. Allora, Se vuoi morire, cazzi tuoi, se vuoi questa morire. no, sarei stato curioso di vedere cosa succedeva, però andiamo al 28. Andiamo al 28. Bella sta scena, mi piace. Fai un salto e atterri rotolando. Ti alzi ammaccato ma vivo. Appena in tempo per vedere i cavalli galoppare contro la parete rocciosa di una collina. Con tuo stupore passano attraverso la roccia e scompaiono. Il silenzio ricopre la terra come una coperta. Non c'è traccia di loro, nemmeno un'impronta. Ti accampi per la notte e il giorno seguente ti metti in viaggio ancora una volta. Quindi ti dirigi verso il territorio nord? A est verso la strada, a Trefoil no, perché ci siamo già stati, a Marlock City o a ovest verso il fiume Grim. Ovest verso il fiume Grim. Ovest verso il fiume Grim, 99. Ok. Sarei stato curioso di vedere se andavo a sbattere. Cioè, se il cavallo è fantasma, lui attraversa, ma te sbatti contro la roccia e muori. C'hai cioè, 3 punti vita, cioè, anche te pensaci, no? Ok, dai. Sei sulla sponda orientale del fiume Grim, un fiume ampio e maestoso che si precipita verso il mare. Da qui puoi andare a Golnir. Quindi, dove vai? Attraversi il ponte per Conflas, città d'ore di gloria? Guardi il fiume verso sud, città d'ore di gloria? Segui il fiume verso nord? Ti dirigi verso il picco del diavolo, terra infausta e non lo leggo perché ci siamo già stati.
Vai su dalla, vai a sud della foce del fiume o vai a Marlock City? Andiamo al picco del diavolo. Picco del diavolo, 560. No, sì, 560. Che ci arrivo anch'io, 500. In 560, no cazzo è, eccolo. Allora, stai attraversando le lande selvagge occidentali, una regione inospitale, scarsamente popolata. Pochi bracconieri boscaioli si procurano da vivere con le risorse naturali del territorio. Un'alta guglia di roccia torreggiante, anomalia geologica, si erge tra le nuvole, dominando l'orizzonte. Un cacciatore del posto ti spiega che è conosciuta come Picco del Diavolo e che la sua vetta è infestata dai demoni. Quindi sali sul picco, ti dirige ovest verso il fiume, ti dirige nord nella foresta di Larun, vai a sud nelle terre infauste o viaggi verso est fino alla strada? Salgo sul picco. Sali sul picco, sì, ammazziamoci tanto, andiamo verso i demoni. 658. Eccoci qua. Ti trovi alla base del Picco del Diavolo. Si tratta di un'imponente guglia di pietra nera, simile ad un enorme fusto d'albero, privo di rami, formato da nuda roccia che si inerpica fino al cielo. Non riesci a scorgerne la cima perché è circondata da nuvole grigie. Tuoni e fulmini danzano sulla sua fosca vetta. I fianchi del picco sono lisci, ma vi si trovano anche delle prese e degli appigli. È possibile scalarlo, ma solo con l'attrezzatura da scalata e te non ce l'hai. Quindi, se ce la vuoi tentare l'arrampicata, vai a 340, ma te non hai l'attrezzatura, quindi dobbiamo andare a 560 per forza. E quindi dove prima? Dove prima? Nelle lande selvagge occidentali. Quindi dobbiamo scegliere. Se o dirigerci ovest verso il fiume, o nord nella foresta di Larun, o le terre infauste, o est fino alla strada. Terra infausta, vai. Terre infauste, ok, 175. E avevamo spuntato il quadratino, quindi se hai già spuntato la casella, vai subito al 673. Dove sei? 673. Aia, c'è un combattimento, eh? Va bene, dai, vediamo. Vita. Il tuo lungo viaggio ti ha portato ad attraversare una regione che viene opportunatamente chiamata Terre Infauste. Davanti a te si estende una vasta superficie ondulata di brughiera maledetta. Nubi grigie sono sospese sopra una pianura desolata color acqua sporca, costellate di rocce sporgenti e collinette. Là devi lanciare un dado. Lancia un dado. Punteggio 1, 2, vieni attaccato da un lupo. Se vinci o vinci. 5-6 trovi 10 monete sul vecchio scheletro. E poi bisogna fare le scelte. Prima però devi tirare. Allora, primo devo punteggio 1-2, però se faccio 1-2 vengo attaccato al lupo. Quindi non lo deve cercare, non fallo perché. 3. 3, quindi nessun evento particolare, quindi andiamo avanti a leggere. E quindi attraversare il paese verso nord, a est verso la strada, andare a Trefoi, Marlock City, e salite scelti. Attraverso il paese verso il nord, si era già fatto? Non lo so, non me lo ricordo. È un sacco di vie qui che ci si perde, ma. Attraversiamo il paese, vai, 560. Verso nord, ok, 560. Allora. Sì, c'eri già stato nelle lande selvagge occidentali, sì. Mi assento subito, un attimo, arrivo subito. Vai. È complicato perché ci sono parecchie scelte da fare.
Parecchie vie, parecchie scelte. Il libro è grosso, cioè, guardate, è grossotto, ci sarebbe un sacco di roba da fare. Ma... è che siamo con 3 punti vita, ma siamo ridotti all'osso. Sul picco ci siamo stati, ovest verso il fiume, o nella foresta di Lalun. Ovest fino alla strada, non lo so. È un casotto, ragazzi, è un casotto, veramente è un casotto. Sto libro game è bello tosto, eh. Bello, 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 bello tosto. Ragazzi, intanto che aspettiamo il nostro amico Cascio, vi ricordo che mi potete scrivere anche al mio secondo canale The Batman e ovviamente come sempre vi ricordo lasciatemi il follow qui sul canale Twitch Nico PG8, mi raccomando, continuate a seguirmi, mi raccomando, quindi comunque ci saranno nuovi video in arrivo presto. Dovevamo fare sempre le scelte. Sera il paragrafo 260. 560, stai attraversando la mentalità Siamo tornati lì un'altra volta. di una regione sul picco non l'abbiamo già fatto, verso il fiume, andiamo verso la foresta di Larun. Va bene, 47. Vai. 47, foresta di Larun. Foresta di Larun, eccoci qua. Allora, vediamo cosa ci succederà ora. Foresta di Larun è un imponente fascio di alberi fittissimi, una porzione di natura primordiale nel bel mezzo dell'operosa indaffarata Sokara. Quindi dove vai? Ti avventuri nel fondo della foresta? Vai a nord verso le colline Enee? Vai a ovest verso il fiume Grim? Vai a sud nelle campagne o vai a est verso la strada? La scelta. Sud nelle campagne. Nelle campagne 560. E qui siamo tornati dove sarà prima. Eh già, per le selvagge occidentali. Verso il fiume 99. 99, ok. 99. 99, siamo, sì, 99. Sfondo orientale del fiume Grim, dove andiamo? Marlock City, se c'eravamo già stati. E No. Marlock City no. allora andiamo lì. Ecco qua. Aspetta, Cacio, arrivo anch'io. Ho visto che fu sfumicchiavi, ora sfumicchio anch'io. Io c'ho questa, però è professional. Ma c'è la nicotina lì. Marlock City è un'enorme metropoli. Ah. Marlock City allora al 100? Vai. Vai, Marlock City 100. Vabbè, è dietro questo. Allora, Marlock City. Marlock City è un'enorme metropoli tentacolare racchiusa entro mura fortificate che si dice siano state edificate 1000 anni fa durante l'antico impero Shadar. È la capitale di Sokara, ovviamente. In precedenza era conosciuta con il nome di Sokar, fino a quando il generale Grieve Marlock, che noi conosciamo a Yellowport, guidò l'esercito in una rivolta sanguinosa contro il vecchio re Corin VIII e lo fece giustiziare. Il generale ribattezzò la città col suo nome, ora chiamarla Sokar è contro la legge. Il generale ovviamente vive nel palazzo del vecchio re e si fa chiamare generale di protettorato di tutta Sokara. Mentre il vecchio re era corrotto, il generale governa col pugno di ferro e noi l'abbiamo visto anche perché ci hanno già pestato. Ad alcuni piace il nuovo governo, altri sono monarchici, ancora fedeli a Nergan, l'erede al trono, che si è rintanato chissà dove. Al di fuori delle porte della città sono esposti i corpi di diversi impiccati.
su cartelli che hanno appesi al collo si legge: ribelli, giustiziati dallo Stato per il bene del popolo. Sarà meglio che ti comporti bene se non vuoi finire come loro, ringhia una guardia accennando ai corpi penzolanti mentre attraversi le grandi porte di Marlock City a forma di testa d'aquila. A Marlock City puoi acquistare una casa, però non abbiamo i soldi, quindi niente. Per salpare da Marlock City via mare, comprare e vendere una capitaneria, quindi niente, dobbiamo fare le nostre, come solito, la nostra scelta. Dove andiamo? Visitiamo la taverna dei Tre Anelli, visitiamo il tempio di Alvirevarmi, visiti il tempio di Nagil, visiti il tempio di Sig, visiti il tempio di Enni, vai al mercato, vai alla capitaneria, vai alla città dei mercanti, esplori la città, vai alla dimora dei monaci, vai al palazzo del generale, viaggi verso est in direzione di Trefoil, vai a sud-est verso lo spunto di Shadar, vai alle Terre Infauste, vai nel fiume Grimm o nel delta del fiume Grimm. Ci sono varie scelte da fare. Andiamo alla taverna dei Tre Anelli. Dei Tre Anelli, no, qual è? Ah, taverna dei Tre Anelli, 158. Sì, vai. Allora, la taverna dei Tre Anelli è un'accogliente locanda vicino al centro della città. Sostare alla taverna ti costa una moneta, però noi non abbiamo zero. E quindi niente, dobbiamo uscire dalla taverna perché non possiamo fare niente. Ci costa una moneta, aggiornare, non ce ne sono punte, quindi torniamo al Allora centro. andiamo a 100 e esploriamo la città, 138, vai. Qual era? 138, ok, Sì, 138. esploriamo la città. Nella fase grave, ague, febbre malarica, poi 15, se no leggi ciò che segue. Fai una passeggiata per le strade della città. Marlock City è molto affollata. Dove andiamo? Esplori l'area della caserma, visiti la strada degli artisti o entri nel quartiere residenziale? Quartiere residenziale. Quindi 619. C'è la casellina da spuntare al 619. Così almeno ci ricordiamo che siamo passati di qui, perché qui c'è certo il piede. Ovviamente ci dice: se la casella è già spuntata, vai subito a 339, noi siamo arrivati ora, altrimenti spunta. Allora prosegui nella lettura. Arrivi ad una casa in fiamme nel quartiere povero della città. Si è radunata una folla di persone che osservano il fuoco impassibili. Una ragazzina corre da te in lacrime: mia madre là dentro! Ti prego, aiutala! Ti supplica. L'incendio divampa violento e non sei sicuro che all'interno possa esserci qualcuno ancora in vita. Quindi tenti il salvataggio o prosegui ignorando la richiesta? Ti ricordo che hai 3 punti di vita soli. Proseguiamo per il salvataggio, dai. Provi, tenti? Sì, dai, 262. Due 62, eccoci qua. L'eroe, l'ero cascio, l'eroe. Fa irruzione nell'edificio in fiamme in cerca della madre della bambina. Vedi il suo corpo esanime in fondo alle scale. Cerchi disperatamente di arrivare fino a lei, ma c'è una trave in fiamme sul tuo percorso e ti senti soffocare a causa del fumo. Lancia un dado e togli uno dal risultato. 6. 6, quindi meno 1, 5. Se il punteggio è inferiore o uguale al tuo livello, vai al 546, altrimenti al 133. Io sono livello Quindi no, niente. Quindi devi andare al 133. 1. No, se il punteggio è inferiore. Uguale al tuo livello, vai al 546, altrimenti al 133. Non è inferiore, è superiore, quindi. 133 quindi. Allora, 133. Aia, ecco fatto.
Le fiamme ti costringono a tornare sui tuoi passi. Alcuni abitanti coperti di stracci bagnati riescono ad estrarre la donna dall'edificio. Loro vengono trattati da eroi. Tu vieni dimenticato, così è la vita. Vai al centro. Che cazzo di libro di merda! Che cazzo, vaffanculo, andate a cacare. Andiamo al centro. Allora, ora voglio vedere che mi dice al centro. Ora so curioso, eh. Le Hanno stesse cose di prima, siamo sempre a Marlow praticamente City, dobbiamo scegliere perché. noi ci siamo rischiato la vita e quella ti hanno salvato quella lì. Vabbè, l'importante è non si è preso danni, dai. Il tempio, tempi non. Boh. Visitiamo la capitaneria di Porto. 142. Non abbiamo soldi per la nave, eh. Sicuro? No, giusto, no, visita di nuovo, visita il Palazzo del Generale. Visitiamo il Palazzo del Generale? Se l'ha Generale fatto? 601, no, non se l'ha fatto. Ah, 601, 601, 601, eccoci qua. Palazzo del Generale. Il palazzo, la dimora del generale di protettorato, ovvero Grieve Marlock, è un edificio imponente e incredibilmente sfarzoso. Si può arrivare fino a un enorme salone d'accoglienza, presidiato da molte guardie, in cui lavorano funzionari governativi, ovviamente. Se hai la carica di paladino di Sokara, vai al 669, altrimenti vieni buttato fuori. Quindi te vieni buttato fuori. Quindi torna al 100. Che cazzo è? Al 100 siamo tornati un'altra volta lì, a ingresso città. Dirigiamoci a sud-est verso lo spuntone di Shadal. 166. Allora, dove era? Ah, lo spuntone di Shadal, sì, verso sud-est, 166. Proviamo. 166, eccoci qua. E sulla strada che collega Marlock City e lo spuntone di Shadal. Per gran parte della sua estensione il percorso è costeggiato da una baraccopoli, una striscia di brandelli sorti lungo la strada. Tende e tettoie seguono il suo tragitto. Scopri che le persone che vivono qui sono i rifugiati scappati da Trefoil. La città è stata completamente bruciata durante la recente guerra civile, nel corso della quale il re è stato deposto. Lancia un dado. Lancia il dado. Se fai 1-2 ti scippano, se fai 3-4 non succede niente, se fai 5-6 trovi una lanterna. 3. 3-4 non succede niente, quindi niente. Quando hai finito puoi o tornare a Marlock City al 100 o dirigerti verso lo spuntone di Shadar al 35. 35. 35, vai. 35, eccolo qua. Ah, c'è anche la figura dello spuntone, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è lo spuntone di Shadar. Arrivi sulla cima di una rupe spazzata dal vento. Un antico pilastro di pietra in rovina, butterato e segnato dalle intemperie, si erge al margine della scogliera, come un dito spezzato rivolto verso il cielo. I gabbiani urlano in volo il loro canto di desolazione. A giudicare dalle rune incise sulla roccia, il monolito risale al tempo degli Shadar, una razza che dominava Arcuna così tanto tempo fa da confondersi con miti e leggende. Quindi, esamini le rune, torni sulla spiaggia. Prendi la strada per Trefoil o prendi la strada per Marlock City? Esaminiamo le rune, dai, 515, sennò che siamo venuti qui a fare. Esaminiamo le rune, ok, 515, va bene. 515. Immaginavo. Esegui un lancio di magia di difficoltà 11. Te magia c'hai 2. 2 dadi da 6 più sommi 2. Sei 6. e quattro.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, superato. Lancio magia riuscito, vai al 205. Il 105, eccoci qua. Con la sua potenza mistica, il guerriero Cascio fa brillare le rune, attenzione. Le rune sono scritte in Shadar arcaico, un'antica lingua usata migliaia di anni fa. Comprendi che le rune formano un incantesimo capace di darti il potere di respirare sott'acqua per qualche ora. Quindi, la tua scelta, usi l'incantesimo e ti dirigi in mare, torni giù alla spiaggia, vai, prendi la strada per Trefoil o prendi la strada per Marlock City? Io uso l'incantesimo e mi dirigo al mare. Vai a 493, ok. Eccoci qua. Nel momento in cui finisci di leggere ad alta voce le rune, ti crescono delle branchie sulle guance. Quindi il nostro guerriero è anche mago, attenzione. Segui un sentiero fino alla spiaggia e ti immergi in mare. Le tue branchie funzionano perfettamente e ti ritrovi a nuotare nell'inquietante silenzio del mondo sottomarino. All'improvviso una sagoma orrenda sbuca dall'oscurità. Sembra una pietra gigante, ma regge una lancia con uno dei suoi molti tentacoli e indossa una rudimentale armatura. Grandi occhi neri brillano con implacabile intelligenza aliena. Se hai la parola chiave ancora vai al 116, noi non ce l'abbiamo, altrimenti vai al 238. Devo andare al 238. E c'è da combattere, me ne immaginavo. La disgustosa creatura si lancia verso di te con velocità rapace, non hai altra scelta che combattere. Ti ricordo, nel combattimento parti prima sempre te con l'attacco. È un rivoltante, combattimento 5, difesa 10, stamina 10. 3. Quindi due volte il dado da 6. 3 e 2 ho fatto. 3 e 2, quindi 3, 4, 5, più devi ci mettere 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi lui ha difesa 10, quindi gli togli un punto vita. La differenza. Quindi lui ha stamina 10, quindi va a 9. Però adesso tocca a lui attaccare, e che attacca anche lui. Ah, però non ho letto sotto, scusa. Per questo combattimento devi sottrarre 2 dal punteggio che ottieni coi dadi, perché non sei abituato a lottare sott'acqua. Quindi avevi fatto, aspetta, 6, 7, 8, 9, 10, avevi fatto 11, quindi no, meno 2. Quindi hai fatto 9, quindi lui c'ha difesa 10, quindi non sei parato. Niente da fare. Quindi ora tira te 2 dadi da 6 e fai il nemico. Chiaramente io devo superare 8. Insomma, i 2 dadi da 6 più 5, io ho combattimento 5. Allora ho fatto 4 e 2, quindi 6 e 5. 6, 7, 8, 9, 10, ho fatto 11. 8, 9, 10, 11. Perdi 3 punti vita e muori. Porco Giuda. Ho calcolato la tua difesa più quanto ho fatto io, quindi ti tolgo 3, perdi 3. I tuoi giorni di avventuriero sono finiti, a meno che tu non abbia predisposto una rinascita. Perdi, i tuoi giorni di avventuriero sono finiti, a meno che tu non abbia predisposto una rinascita. Ma te non hai predisposto, quindi... Bello, è spettacolare! Bello, sei morto con una pietra, con una piora gigante. Fantastico, bello. Però bisogna riprovarti, bello. Ragazzi, questa è la mia fine di questo, diciamo, discreto libro game, un po' difficile rispetto ai nostri amati Lone Wolf. Purtroppo io preferisco Lone Wolf. Però comunque è bellino, non è malvagio. Ma io l'ho voluto provare, ti dico che mi piaceva la copertina con questo guerriero che rappresenta comunque questo cappuccio, l'armatura, quello che mi piaceva a me. Poi lo rifaremo, cioè lo rifarò io da me e te da te, per vedere. Le illustrazioni del libro sono belle, sai che spiazza un po'? È che ci sono parecchie strade, capito? Sì, anche perché per portare quelle corna di cinghiale mannaro, come facevo? A me sarebbe piaciuto portarle, ma
Cioè, capisci? Come fai a riportargliele poi? Ti devi prendere un foglio e scriverti il posto dove è la sacerdotessa, se più avanti magari ti ritrovi, nel senso, capito, che hai queste corna di cinghiale, nel senso che una volta che magari ti capita in un bosco di trovare un cinghiale mannaro, prendi queste cinghie e sai che in questo posto devi c'è la sacerdotessa e gli dai il dono, cioè, capito? Va bene, Magari dai ragazzi. un dono e c'è l'opzione, dai le. Che dire, ragazzi? Qui abbiamo finito il Regno Lacerato, 1 ora e 50 di live, bella live, mi è garbata. Come sempre, ragazzi, se vi è piaciuta questa nuova diretta sul nostro canale Twitch, mi raccomando, mettetemi il follow, mi raccomando, mettete il follow anche a CacioR88 e ci vediamo presto per una nuova live qui su Twitch. Ciao e alla prossima!